Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il martedì 6 di aprile del 2021 e noi continueremo a leggere la parola di Dio. Durante questa giornata noi leggeremo due capitoli della parola di Dio, sempre del Libro dei Numeri, leggeremo capitolo 8 e capitolo 9 del Libro dei Numeri della parola del Signore. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ad Aarone e digli, quando disporrai le lampade, le sette lampade dovranno proiettare la luce sul davanti del candelabro. E Aarone fece così, dispose le lampade in modo che facessero luce sul davanti del candelabro, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Il candelabro era fatto così, era d'oro battuto, tanto la sua base quanto i suoi fiori erano lavorati a martello. Mosè aveva fatto il candelabro secondo il modello che il Signore gli aveva mostrato. Il Signore disse a Mosè: prendi i Leviti tra i figli di Israele e purificali. Per purificarli farai così, tu li aspergerai con l'acqua per il peccato, essi faranno passare il rasoio su tutto il loro corpo, si laveranno le vesti e si purificheranno. Poi prenderanno un toro con l'oblazione ordinaria di fior di farina intrisa d'olio e tu prenderai un altro toro per il sacrificio per il peccato. Farai avvicinare i Leviti davanti alla tenda di convegno e convocherai tutta la comunità dei figli di Israele. Farai avvicinare i Leviti davanti al Signore e i figli di Israele imporranno le mani sui Leviti. Aarone presenterà i Leviti come offerta agitata davanti al Signore da parte dei Leviti e di Israele, ed essi faranno il servizio del Signore. Poi i Leviti poseranno le mani sulla testa dei tori e tu ne offrirai uno come sacrificio per il peccato e l'altro come olocausto al Signore, per fare l'espiazione per i Leviti. Farai stare i Leviti in piedi davanti ad Aarone e davanti ai suoi figli, e li presenterai come un'offerta agitata al Signore. Così separerai i Leviti in mezzo ai figli di Israele, e i Leviti saranno miei. Dopo questo, i Leviti verranno a fare servizio nella tenda di convegno, e tu li purificherai e li presenterai come un'offerta agitata. Poiché mi sono interamente dati tra i figli di Israele, e io li ho presi per me, invece di tutti i primi nati, dei primogeniti di tutti i figli di Israele. Poiché tutti i primogeniti dei figli di Israele, tanto degli uomini quanto del bestiame, sono miei. Io me li consacrai il giorno che percossi tutti i primogeniti nel paese d'Egitto. Ho preso i Leviti invece di tutti i primogeniti dei figli di Israele. Ho dato in dono ad Aarone e ai suoi figli i Leviti tra i figli di Israele, perché facciano il servizio dei figli di Israele nella tenda di convegno e perché facciano l'espiazione per i figli di Israele, affinché nessuna calamità scoppi tra i figli di Israele quando si avvicinano al santuario. Così fecero Mosè, Aarone e tutta la comunità dei figli di Israele rispetto ai Leviti. I figli di Israele fecero a loro riguardo tutto quello che il Signore aveva ordinato a Mosè relativamente a loro. I Leviti si purificarono e si lavarono le vesti. Aarone li presentò come un'offerta agitata davanti al Signore e fece l'espiazione per essi per purificarli. Dopo questo, i Leviti vennero a fare il servizio nella tenda di convegno in presenza di Aarone e dei suoi figli. Si fece ai Leviti secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè a loro riguardo. Il Signore disse a Mosè: questo è ciò che concerne i Leviti. Dai 25 anni in su, il Levita entrerà per assumere un incarico nel servizio della tenda di convegno. Dall'età di 50 anni si ritirerà dal suo incarico e non farà più il servizio. Potrà assistere i suoi fratelli nella tenda di convegno, sorvegliando ciò che è affidato alle loro cure, ma non farà più servizio. Così farai rispetto ai Leviti per quello che concerne i loro incarichi. Numeri capitolo 9. Il Signore disse ancora a Mosè nel deserto del Sinai: il primo mese del secondo anno da quando furono usciti dal paese d'Egitto. I figli di Israele celebreranno la Pasqua alla data stabilita. La celebrerete nel tempo stabilito il 14° giorno di questo mese, all'imbrunire. La celebrerete secondo tutte le leggi e le prescrizioni che vi si riferiscono. Allora Mosè parlò ai figli di Israele perché celebrassero la Pasqua. Ed essi celebrarono la Pasqua il 14° giorno del primo mese all'imbrunire nel deserto del Sinai. I figli di Israele si conformarono a tutti gli ordini che il Signore aveva dato a Mosè. Or, vi erano degli uomini che, essendo impuri per aver toccato un morto, non potevano celebrare la Pasqua in quel giorno. Essi si presentarono in quello stesso giorno davanti a Mosè e davanti ad Aarone e dissero a Mosè: «Noi siamo impuri perché abbiamo toccato un morto, perché ci sarebbe impedito di presentare l'offerta del Signore al tempo stabilito insieme ai figli di Israele». Mosè rispose loro: «Aspettate e io sentirò quello che il Signore ordinerà a vostro riguardo». Il Signore disse a Mosè: «Parla ai figli di Israele e di loro: se uno di voi o dei vostri discendenti sarà impuro per il contatto con un morto o sarà in viaggio, celebrerà lo stesso la Pasqua in onore del Signore. La celebreranno il 14° giorno del secondo mese all'imbrunire. Mangeranno la vittima col pane azimo e con erbe amare. Non ne lasceranno nulla di avanzo fino al mattino, non ne spezzeranno nessun osso. La celebreranno secondo tutte le leggi della Pasqua. Ma colui che è puro e che non è in viaggio, se si astiene dal celebrare la Pasqua, quel tale sarà tolto via dalla sua gente, siccome non ha presentato l'offerta al Signore nel tempo stabilito, quel tale porterà la pena del suo peccato. Se uno straniero che soggiorna tra di voi celebrerà la Pasqua del Signore, si conformerà alle leggi e alle prescrizioni della Pasqua. Avrete un'unica legge per lo straniero e per il nativo del paese». Il giorno in cui il tabernacolo fu eretto, la nuvola coprì il tabernacolo, cioè la tenda della testimonianza, e dalla sera fino alla mattina appariva sul tabernacolo come un fuoco. Avveniva sempre così: la nuvola copriva il tabernacolo e di notte appariva come un fuoco. E tutte le volte che la nuvola si alzava dalla tenda, i figli di Israele si mettevano in cammino e si accampavano dove si fermava la nuvola. I figli di Israele si mettevano in cammino all'ordine del Signore e si accampavano all'ordine del Signore. Rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava ferma sul tabernacolo. Quando la nuvola rimaneva per molti giorni sul tabernacolo, i figli di Israele osservavano la prescrizione del Signore e non si muovevano. Se avveniva che la nuvola rimanesse pochi giorni sul tabernacolo, all'ordine del Signore rimanevano accampati e all'ordine del Signore si mettevano in cammino. Se la nuvola si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, si mettevano in cammino. O se dopo un giorno e una notte la nuvola si alzava, si mettevano in cammino. Se la nuvola rimaneva ferma sul tabernacolo 2 giorni o un mese o un anno, i figli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano, ma quando si alzava si mettevano in cammino. All'ordine del Signore si accampavano e all'ordine del Signore si mettevano in cammino. Osservavano la prescrizione del Signore secondo l'ordine trasmesso dal Signore per mezzo di Mosè. Parola del Signore. Quindi oggi noi abbiamo letto Numeri, capitolo 8 e capitolo 9. Noi ringraziamo Dio per questa occasione, che noi possiamo essere così, in base a come Dio parla a noi attraverso la sua scrittura, che noi ci possiamo muovere e non muovere per i fatti nostri, ma muoverci e decidere e prendere una scelta per la nostra vita in base all'istruzione del nostro Signore per il nostro cuore. Io auguro a te grandi benedizioni da parte di Dio per la tua vita e prego veramente che nel nome del Signore il tuo cuore sia sempre più fortificato. Io ti aspetto domani per la grazia di Dio affinché noi possiamo leggere la parola del Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio nel nome di Cristo Gesù.